Buonasera, inizio questo video di notte perché sono tornata stanotte a casa e adesso sto per aprire dei pacchi molto importanti. Praticamente all'evento dove sono stata c'era anche un workshop di tartufo di cioccolato però. Quindi ti insegnavano a fare i tartufi di cioccolato, c'era questo brand, Chocolors, che è locale e che fa i tartufi di cioccolato handmade, quindi fatti a mano e personalizzati e bellissimi e buonissimi. Utilizzano un cioccolato veramente buonissimo che adesso non mi ricordo perché ci hanno fatto fare anche l'assaggio di cioccolatini. Ed è stato veramente un percorso molto molto particolare e ovviamente ho preparato anch'io dei tartufi al cioccolato proprio fatti da me sull'istruzione del mastro cioccolataio e ve li voglio far vedere perché poi non si sa se arrivano a domani. La fortuna nel mio caso è stata quella di essere parte dello staff perché normalmente gli invitati ricevono questa confezione che è quella che preparano loro più due confezioni in regalo, mentre io ne ho quattro perché ovviamente alla fine dell'evento il carinissimo mastro cioccolataio ha deciso di regalare le scatolette avanzate. Tra l'altro, secondo me non è inglese. Lui sarà boh, polacco, ceco, non lo so perché ha un nome un po' particolare. Però vabbè, andiamo a quello che ci importa davvero, i cioccolatini. Vuoi vederli? L'ho fatti io. Allora, in realtà, le palline, quelle dentro, le ha preparate lui. Noi abbiamo fatto solo la parte decorativa, però la mia è questa. Ho usato la granella di lamponi, quella alle nocciole e il tartufo classico col cacao sopra. E poi vi faccio vedere anche i cioccolatini che abbiamo ricevuto in regalo perché sono veramente bellissimi. Sono ovviamente molto più chic di quelli fatti da me. Però ovviamente qui ci sono anni e anni di studio e pratica. Non vedo l'ora di assaggiarli. Questo non è tartufo, questo è cioccolato montarinese. Dimmi come fa niente, mai differenti di cioccolato montarinese. Amici, sono parcheggiata di fronte alla casetta nuova, non ci metto piede dentro da 2 settimane e sto aspettando letteralmente di ritrovarmi prima di salire, perché questi giorni sto continuando a piangere. Questa settimana è stata la settimana più intensa di tutta la mia vita, credo. A livello di emozioni provate e ho portato in scena lo spettacolo ed è stato talmente forte l'esperienza che continua a toccarmi e a muovermi e a farmi provare tantissime emozioni, per cui passo le giornate così, però devo anche vivere e andare avanti perché poi settimana prossima sono di nuovo in partenza, quindi questo mese sarà così, sempre saltellante, meglio perché in questo momento sento di aver bisogno di essere altrove, non qui. Ho bisogno di ritrovarmi ma in spazi estranei.
E mi sono trovata molto bene settimana scorsa in UK. Sono stata veramente bene, anche se mi sono stancata, ho lavorato, mi sono anche arrabbiata a tratti, solite cose, però sono stata bene perché ho avuto la possibilità di ritrovarmi in un ambiente a me sconosciuto e adesso vorrei andare a vedere come sono andati avanti i lavori. So già che non sono andati avanti troppo, però non ho ancora visto niente e quindi quello che vedrete voi sarà una rivelazione anche per me. E quindi forse adesso è il momento di salire, sì, ce la posso fare. Per quanto riguarda lo spettacolo e il teatro, in autunno so già che vogliamo renderlo proprio parte della programmazione della stagione teatrale e lo faremo vivere molto di più, per cui sarà molto più accessibile e quindi non appena lo rimettiamo in scena vi invito tutti. Adesso saliamo. Vi regalerò una live reaction. Profumo di vernice ovunque. Sì, effettivamente siamo un po' in stallo. Non c'è fretta, non c'è fretta. Vogliamo le cose fatte bene. Anch'io ho il muro colorato. Beautiful. Sì, siamo un po' indietro. Oh, wow. Però la novità è il piatto doccia. L'ho scelto ovviamente in ceramica perché a me tutte quelle cose in plasticaccia non piacciono. Ci sono tutte le prese posizionate. Wow. Bene, bene, bene. Qua che succede? Sì, siamo parecchio indietro, però forse c'è una cosa che possiamo vedere insieme, che non so dov'è. In teoria sono arrivate le piastrelle per la doccia, ma forse mio padre le ha messe in garage. Siamo nel garage, fortunatamente mio padre non ha chiuso a chiave. Per una volta questa è una cosa positiva e dobbiamo vedere le piastrelle. Eccole! Sono delle fettozze bellissime. Love them. Per un attimo ho pensato di aver sbagliato l'ordine perché mio padre, non so, non avendole aperte, pensava fossero tipo piccole così. Che era l'idea iniziale, ma che poi ho cambiato. In realtà sono così. Delle placche con le righine sono bellissime. È un color grigio crema che sto amando tantissimo. Non vedo l'ora che le mettano su. Forse è una cosa positiva di tutte queste trasferte che ho messo su. Per un attimo ho pensato di aver sbagliato, ma in realtà alla fine sono via proprio nel mese in cui io non è che riesco a fare molto, devo solo aspettare e questa è una cosa positiva, perché sennò sarei tipo impazzita.
nell'attesa. Basta, andiamo, è tutto con la casa. Adesso ho altre cose da fare, tra cui un po' di shopping, quindi oggi si spacchettano anche delle cose. Eccomi di ritorno dal mio giro shopping. Ho comprato giusto un paio di cosine e sono andata a fare in giro da Zara, perché Zara non mi delude quasi mai. Ho comprato una t-shirt bianca fatta in questo modo qua, con i bordini rigirati, semplice t-shirt in cotone leggero. Un'altra t-shirt in cotone, questa leggermente diversa, un po' più classica, con le manichine un pochino più corte e più il taschino, belline entrambe. E poi una camicia bianca, basics ma necessari per l'estate. Tra l'altro c'erano diversi tipi di lino, io ho preso quello un po' più costoso perché era quello più di qualità e più morbido. Poi ho fatto anche un salto da Kiko e ho preso i patch per gli occhi più uno smalto nude, questo è un rosino quasi color, non lo so, naturale, perché così lo posso mettere anche quando sono via per lavoro. E poi sono andata in profumeria e ho comprato un'altra matita MAC, questa è una matita che usavo un po' di tempo fa, è il colore Soar ed è quello che è praticamente il colore delle mie labbra, però un po' più pigmentato, perfetto per dare un po' di colore però allo stesso tempo avere un effetto molto naturale. Basta, questi sono gli acquisti. Poi sono andata a fare un po' di spesa, solite cose, perché poi mi servono da mettere in valigia. Potrei provare insieme a voi la camicia, perché in negozio non l'ho provata, ne ho provata un'altra che poi non mi piaceva e poi quando l'ho messa giù ho trovato quest'altra che era molto più carina. Perfetta, sì, ne volevo una bianca classica, avevo trovato di nuovo quelle solite oversized, ma quella in cotone leggero non mi piaceva, era troppo gialla, mentre ce n'era un'altra un po' più bella, un po' più bianca e più strutturata, ma era misto poliestere e in estate potrei morirci dentro, e quindi sono andata per questa qua che è leggermente oversized ma non troppo, per cui le spalle sono al punto giusto, è perfetta. Non mi ricordo neanche se la taglia è giusta, no, è una S tra l'altro, così un pochino più larghina sta benissimo, perché in estate è meglio cose un po' più larghe per non soffocarci dentro. A questo punto proviamo anche le magliette. La prima è questa qua ed è molto basic, non è troppo lunga, non è troppo oversize, è proprio giusta, perfetta per me ed è elegante, può essere indossata con un paio di jeans, un paio di pantaloni neri, sul lavoro va sempre bene. E poi questa qua è l'altra, forse leggermente più casual, un po' più sportiva, però sempre elegante per il girocollo tondo. Basta, questi sono gli acquisti, però vi volevo far vedere un paio di novità nel beauty. Una di queste è il primer Becca Evermate Poreless Priming. Qui è, c'entra mia sorella, me l'ha regalato lei, è una base perfezionatrice, un primer che nasconde un po' i pori e la trovo davvero perfetta. E poi questa polvere illuminante Skin Perfector, perfezionatrice di pelle, sempre di Becca ed è
una polvere bianca un pochino brillantinosa, ma non troppo, è un po' tipo un illuminante. E poi dovrei avere anche un blush, ma in questo momento il bagno è occupato e non ci posso entrare, quindi magari ve lo faccio vedere dopo. Adesso dovrei prepararmi la cena. Buondì! Oggi è domenica ed è una giornata molto speciale per me perché sto andando finalmente a farmi fotografare da un fotografo professionista. Sto andando a fare uno shooting per avere delle foto da mandare ai casting, alle agenzie, perché non posso continuare a mandare quelle scattate da me che non sono una professionista. Quindi mi sono impupata tutta, mi sono anche messa la matita che ho comprato ieri, Soar, ed è quella perfetta per me perché è proprio quella che sembra il colore delle mie labbra. Non è troppo rosa, troppo rossa, troppo niente, è perfetta, proprio sembra di avere le labbra nude e questo è l'effetto che mi piace perché comunque mi sono truccata, ho il viso perfettamente perfezionato per le foto, ma non c'è troppo sopra perché deve comunque avere un effetto naturale per non coprire la mia bellezza ma esaltarla. Comunque ho preparato un bel po' di outfit, una sacca e due, ho due sacche piene di outfit. Quando mi vedrà arrivare con tutte queste cose il povero fotografo si metterà le mani nei capelli, ma meglio così perché questo ci permetterà di avere più opzioni e non saremo limitati nello scattare. Basta, sono pronta, devo solo mettere lo smalto alle mani e uscire. Magari vi faccio vedere un po' dello shooting, devo chiedere a lui se gli va bene che faccia dei video, ma credo proprio di sì. Comunque, bom, a tra poco. Ma quanto mi piace, mamma mia, quanto mi è mancata questa matita, ma proprio tanto tanto, perfetta. Giornata di shooting conclusa. Siamo stati sul Lago Maggiore e lui è il fotografo, Matteo. Vi dirò di più su di lui, ma dopo, quando saremo soli, perché sennò adesso lo imbarazzo. Imbarazzo? Sì. È un'anima che ho trovato per caso, ma era quella giusta. Grazie. E poi vi farò lei vedere... È quella giusta. Vi farò vedere le foto, sono stupende. Lei è stato un regalo fantastico, lei è meravigliosa. Direi che ci siamo trovati. Ci siamo trovati. Ci siamo proprio trovati. Adesso aperitivo e poi ci toccherà anche tornare a Milano. Purtroppo, ci tocca. Ah, che bello concludere la giornata così. Un giorno ci dobbiamo regalare una notte in questo hotel. Guarda, quando vuoi. Buongiorno. Sento che il tempo mi sta letteralmente sfuggendo questa settimana. È stata super intensa, ho fatto tante di quelle cose, anche oggi sono tutta di corsa. Forse questo è l'unico momento in cui mi sto concedendo di essere un po' più tranquilla perché vorrei parlarvi decentemente. In questo momento sono diretta verso la Galleria Poggioschi e sto andando a vedere una mostra di Augusto Cantamessa. È stato un fotografo che scattava in bianco e nero e sono stata invitata da una delle persone che ho conosciuto allo spettacolo, quindi era tra gli invitati allo spettacolo
e ho conosciuto appunto questo gallerista ed è stato veramente un incontro super stimolante. E guarda caso l'ho conosciuto proprio il giorno prima che trovassi il fotografo Matteo, e anche lui scatta in bianco e nero. Quando sai che le cose non accadono per caso, questa è proprio la dimostrazione. E quindi ho invitato anche lui, se riesce mi raggiunge. Intanto io sono vestita super estiva, finalmente sto indossando i miei pantaloni in fucsia, un top bianco in lino e una camicina a righine verdi e fucsia e bianche, per dare un senso a tutto l'insieme e per essere comunque vestita in modo adeguato per l'occasione. Sono super contenta e soddisfatta di me, che mi sto comunque spingendo a fare queste cose, perché una certa me di un po' di tempo fa, in vista della partenza di domani, avrebbe detto no, devo prepararmi psicologicamente. No, non c'è più tempo per prepararsi psicologicamente, la valigia l'ho mezza fatta, stasera la chiuderò e sì, mi preparo, ma relativamente, ormai vado un po' più con il flow, vado con il fiume, come insegna il mio amico Matteo. Bisogna essere fiume e scorrere e lasciarsi trascinare e andare e arrivare ovunque senza rimanere fissi sul fondo come delle rocce. E quindi puntualissimo l'incontro con lui, perché in questo momento mi sento molto fiume e sento che in questo momento mi state odiando perché c'è troppo rumore, per cui adesso la smetto di parlare e riprendo un po' più avanti. Sono pronta per partire, valigia quasi chiusa e zaino pronto, tutto pronto per la partenza. Prima volevo raccontarvi una cosa, ma non sono riuscita, e se non ve lo racconto adesso, secondo me poi me ne dimentico. Praticamente, come dicevo, quando le cose succedono, non succedono mai per caso, per cui si sono accavalate un po' di cose in quest'ultima settimana, per cui adesso sono giunta alla conclusione che devo approfondire un po' di più il discorso della fotografia. Ma in particolar modo questa cosa arriva dal fatto che comunque Matteo, il fotografo, l'ho conosciuto casualmente tramite un compagno che fa lo stesso corso di recitazione che faccio io. Praticamente lui ha scattato delle foto con Matteo e le ha condivise su Instagram, ma ne ha condivise giusto due ed erano praticamente lo scatto dello scatto nello schermo della macchina fotografica. E io, solo vedendo quegli scatti, avevo capito che era quello che cercavo io, anche perché poi il profilo che avevo taggato era quello personale, non quello da fotografo, e quindi non avevo avuto modo di vedere il suo lavoro, però avevo capito che era lui. E in effetti così è stato, le foto sono veramente bellissime, non vedo l'ora di condividerle anche su Instagram, anche se le ho scattate come book da mandare ai caster. Domani si parte, quindi questo video non so cosa ne uscirà fuori, spero qualche cosa di interessante, lo devo chiudere
ci vediamo nel prossimo. Vi sarete accorti che non sto riuscendo a caricare due volte a settimana. Giugno mi sa che andrà così, caricherò una volta a settimana e farò del mio meglio per pubblicare il lunedì o il giovedì, ma tipo settimana scorsa il giovedì per me non è mai esistito e quindi ho pubblicato il venerdì. Va un po' così questo mese, portate pazienza, è un mese molto pieno e sto facendo del mio meglio, promesso. Basta, è tardi, quindi chiudo, vado a dormire, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!